Era il 1978, quell'anno Carlo Wojtyła diventò papa mentre Aldo Moro venne assassinato dalle Brigate Rosse. Sandro Pertini fu eletto presidente della Repubblica e Peppino Impastato venne ucciso dalla mafia. Mentre la storia faceva il suo corso, 43 anni fa a Trapani iniziavano i lavori per la realizzazione di una mega cisterna nell'area industriale. Il grande serbatoio avrebbe dovuto fare arrivare l'acqua, sfruttando la pendenza data dall'altezza a tutti gli stabilimenti produttivi della zona. La sua costruzione venne decisa nel 1977 dal consorzio ASI, ma l'opera, finanziata dalla Cassa del Mezzogiorno per un costo di 155 milioni di lire, non venne mai ultimata. Fu infatti realizzata solo la base del mega serbatoio, quei pilastri lungo la via Libica che per quasi mezzo secolo hanno segnato il confine del centro urbano di Trapani, dando il benvenuto o salutando gli automobilisti in transito. I quattro grandi pilastri, ben visibili anche a parecchia distanza, sembravano quasi una torre in fase di costruzione alle porte della città. Trapani, del resto, fin dalle origini, ha sempre avuto delle torri a difesa dei suoi abitanti. Non a caso viene ricordata come la città delle cinque torri, alcune delle quali oggi non ci sono più, così come le antiche mura e i gloriosi bastioni abbattuti dall'Unità d'Italia in poi. Altre ancora resistono, la colombaia e ciò che resta del castello di terra, e forse qualche altro originario torrione potrebbe essere nascosto sotto qualche altro edificio. L'antica città delle Cinque Torri, dunque, non esiste più. La prospettiva si è allargata verso est con il cemento che ha divorato il lago Cepeo, dune di sabbia, fertili campi coltivati, paludi e saline. Arrivando e iniziando a risalire verso le pendici di Monte Erice, e questi sono gli ultimi 150 anni di storia trapanese. La novità di questi ultimi giorni è che i pilastri del mega cisternone adesso sembrano una vera e propria torre, grazie al grande murales realizzato nell'ambito del progetto TRAP, una bella iniziativa che ha permesso, grazie ai fondi messi a disposizione dal Movimento 5 Stelle e alla bravura degli artisti arrivati da tutto il mondo, di abbellire tanti angoli di Trapani tra opere incompiute e muri come quello del cimitero del Campo Sorrentino. Nei piloni, nella via Libica, ha così preso forma la sagoma del rosone della chiesa di Sant'Agostino, uno dei simboli di integrazione tra diverse culture, dove sono presenti simboli delle principali religioni monoteiste, facendo diventare questo monumento un punto di incontro tra i popoli. Esattamente come è sempre stata Trapani nella sua storia ultramillenaria, praticamente dai Fenici in poi, e trasformando il serbatoio incompiuto nella sesta torre della città, aprendo così nuove prospettive semplicemente con il linguaggio dell'arte. Magari a questo punto si potrebbe puntare a una riqualificazione dell'area attorno e dell'intera struttura, realizzando una veranda panoramica sulla sua sommità, da dove poter osservare da un lato la città, dall'altro la riserva delle saline e la piana trapanese che dalle pendici di Erice si estende per la cuspide della Sicilia occidentale. Un punto di osservazione davvero unico, con scorci mozzafiato dall'alba al tramonto da ammirare dalla sesta torre, che potrebbe diventare uno dei nuovi monumenti della Trapani che vuole andare oltre, raccontando una storia che guarda al futuro.